pero bueno, seguramente en algún otro momento va a estar porque es extraordinario jugador y se merece también estar en este lugar. Siamo al 28 della prima parte della partita, al mid al camp giuga al Getafe. Eccoci, siamo ritornati in diretta qui su www.radioromafutura.it. Siamo tornati come dice giustamente Alberto. E praticamente apriamo questo nostro spazio, no? Di una mezz'oretta che dedichiamo al nostro grande, mitico, immenso, no? Leo Messi. La pulga nucleare. Come Alberto? La pulga nucleare. La pulce nucleare. La pulce. Bellissimo. La pulce nucleare, esattamente. Così lo chiamano in Argentina. Veramente fantastico questa cosa è veramente fantastica. Allora, prima io direi di cominciare appunto con questo nostro diciamo omaggio che facciamo a Leo Messi, e io darei la parola a Fabio che, come a nome della redazione di Radio Barça Italia, insomma, ha preparato questo pezzo che vorremmo sentire da te, Fabio. Insomma, ecco, io ti lascio la parola. Dai, Fabio. Certo. Allora, ho scritto questa lettera da parte della redazione per fare un omaggio a Leo. Chissà mai se la leggerà o non la leggerà o mi ascolterà, però sarebbe bellissimo che la ascoltasse. Però noi crediamo che queste parole le arrivino al cuore ugualmente, anche se non l'ascolterà mai, quindi per noi è obbligatorio e doveroso dedicargli queste parole. Buonasera Leo Messi, vogliamo dedicarti due parole dopo che sei sul tetto del mondo per la quinta volta, dove nessun essere umano, attenzione alla parola che ho appena detto, dove nessun essere umano era mai arrivato. Forse tu non lo sei umano, forse vieni da un altro pianeta, come già definì Victor Hugo Morales, Diego Armando Maradona, commentando il gol del secolo. Sì, forse non lo sei umano. Forse non sei umano quando prendi miliardi di pedate, trattenute, scorrettezze e non reagisci mai. Forse non sei umano quando leggi traiettorie per i tuoi compagni che solo tu riesci a vedere. Forse non sei umano quando tratti i tuoi compagni come pari a te, perché dobbiamo essere sinceri, Leo, loro sono umani, non te. Forse non sei umano quando abbatti le leggi della fisica, tu sei riuscito anche in questo. Dicci la verità, Leo, da dove vieni? Troppe volte ci hai fatto balzare dal letto, innumerevoli volte. Se mi mettessi a pensare ad ogni momento, sono sicuro che molti ce li siamo scordati. Sì, tu ci fai perdere la memoria, addirittura da non ricordarti più alcuni tuoi gol fantastici e alcuni tuoi assist. Hai dato al barcellonismo tanto, tantissimo. Hai portato il nostro club, il nostro cuore, innumerevoli volte in cima al mondo, collocandoci come il miglior club del mondo di tutti i tempi. Rappresenti quello che tutti noi sogniamo per il nostro club: sportività, dedizione, amore per la maglia, gratitudine a quei colori. Pensavamo a dirti quali sono stati i migliori momenti passati insieme, ma ce n'è troppi, Leo, talmente troppi che potrei stare qui fino a domani. Vogliamo dirti, Leo, che tu sarai per sempre il nostro Dios, qualsiasi cosa accada. Adesso torna in campo e facci emozionare ancora miliardi di volte, perché tu sei questo, sei un'emozione continua, un orgasmo continuo. Continua con le tue gambette a dribblare tutto il mondo e con il tuo sinistro poetico a deliziarci con i tuoi gol, perché tu sei il calcio, Leo, tu sei il Barça, Leo, tu rappresenti tutti noi, ultimi baluardi di un calcio pulito e un calcio corrotto da TV e interessi. Tu sei la parte più bella e pulita del calcio mondiale. Sei arrivato ad essere il migliore di sempre grazie alle tue sofferenze e innumerevoli problemi, ma te eri più forte anche di questo. Tu eri il Messia, mandato per emozionare il mondo con la tua umiltà, semplicità, magia e talento mai visto fino ad ora. Sei il più grande di tutti i tempi. Grazie per averci reso anche tutti noi culé, tuoi complici. Grazie, Sir Leo, per sempre il culé. Un abbraccio e un bacio, nostro Salvatore, la redazione di Barça Italia. Beh, insomma, nostro Salvatore, guarda, veramente ti mando questo applauso dalla regia, proprio perché insomma ci hai fatto quasi commuovere, Fabio, veramente. Fabio, grazie. Quando dicevi che non ero umano,
io ho pensato, forse lui è umano e gli altri sono scimmie non evoluti ancora. hai ragione. È vero, è vero. No, io spero. Sono emozionato a scrivere. No, io, esatto. Molte, al di là di questo, io spero, e con questo voglio anche salutare chi ci sta scrivendo. Insomma, ti fanno i complimenti, Sergio. Leonetti, voglio salutare Alessandro Esposito che ci ha scritto, grande Presi, e Raffaello De Robertis, che appunto ci saluta a tutti gli amici blaugrana. Io vorrei che noi ci facessimo carico di un impegno, Fabio, ma me lo devo fare carico io, come se lo deve fare carico Sergio, come se lo deve fare carico Alessandro, anche nei tuoi confronti, perché noi dobbiamo dare la possibilità a voi di vedere per una volta dal vivo Leo Messi, perché io non so raccontarvi che cosa significa vederlo giocare dal vivo, non lo posso spiegare, bisogna vederlo. Esatto. Io ho avuto la fortuna di vederlo dall'inizio, di vederlo al Barça B, quando andavo a vederlo al mini stadio, a vedere il Barça B, vedevo sto Chiquito, questo Chiquito, no? come lui si ama dire, sì, il rosarino, noi in Argentina diciamo appunto, invece di pequeño, e poi l'ho visto con la camiseta numero 30, e poi con la camiseta numero 19, e poi con la camiseta numero 10, insomma io ho avuto questa fortuna. Come ce l'ha avuta? Max l'ho avuta solo in Italia, purtroppo per motivi economici, prima non lavoravo, l'ho avuta in Italia, l'ho avuta a San Siro due volte. Ecco, quindi tu hai avuto la fortuna di vederlo giocare dal vivo. Sì, a San Siro contro il Milan, ben due volte, sì. Una il 3-2 e una lo 0-0. Ecco, quindi però è importante, insomma, che noi dobbiamo, io penso che come soci, bello andare tutti al campo, esatto, come soci del Barça, come pegnisti italiani, come barcellonisti, dobbiamo permettere a chi il più possibile di fargli vedere questo grande fenomeno, questo grande uomo, perché è un grande uomo, prima era un grande ragazzo, oggi è un grande uomo, vederlo dal vivo, giocare dal vivo, perché dal vivo è indescrivibile. E io ho avuto anche la fortuna di vedere dal vivo Maradona, non per motivi anagrafici, non Pelé. Sì, a Pelé l'ho visto una volta. Tu insomma ti manca Messi, cerchiamo pure di Alberto, ecco, Alberto gli manca Messi, l'ha visti gli altri due, l'ha visti come che poi come dice Ciro Menotti, il famoso allenatore dell'Argentina 78, nel film di Messi addirittura lui definisce, da argentino che è Ciro Menotti, definisce Pelé il più grande di sempre, Flaco Menotti, definisce il Pelé il più grande di sempre, di un altro pianeta addirittura. Sì. Figuriamoci, perché anche mio padre è cresciuto col mito di Pelé e me l'ha sempre parlato. Il calcio è brutto fare dei paragoni, perché purtroppo le epoche calcistiche sono sempre diverse, i modi di gioco, tatticismi e soprattutto anche i modi di giocare, le scarpette, i campi, i palloni, cioè cambia veramente tanto. Io penso che se Pelé è stato, oggi ricorda Pelé un fisico eccellente come Cristiano Ronaldo, ma Pelé giocava negli anni 60. Sì, che non era, non c'erano varie negli anni 60, e soprattutto tirare così forte quei palloni che pesavano il triplo, il quarto, esatto, di quelli di oggi. Che non c'erano i cartellini gialli. Avete calciato un pallone oggi. Certo. Non c'erano i cartellini gialli, i cartellini rossi, non c'erano quello in quella epoca. Certo, ma anche l'allenamento è completamente diverso. Sì, sì, un altro calcio era. Quindi le epoche calcistiche vengono, secondo me, io odio Platini, però una grandissima sua dichiarazione la porto sempre con me, che dice: i nonni degli anni 60 non pensano che il più grande sia Pelé di Stefano, quelli degli anni 70 che sia Cruyff, quelli degli 80, degli anni 80 io e Maradona, quelli del 90 Zidane, e ora tocca a Messi. Quindi cioè è da suddividere un po' queste epoche calcistiche. La verità è quella che ho detto io all'inizio su Leo Messi, è che nessuno di questi giocatori, forse Pelé, di questi giocatori che ho menzionato, ma Pelé l'ha fatto in Sud America, non si è mai confrontato col calcio europeo, nessuno ha mai avuto la continuità a questi livelli come Leo Messi, e ha 28 anni, avrà di fronte a sé ancora
5, 6 anni di grandissima carriera, secondo me. Quindi penso che diventerà il più grande di sempre proprio per questo motivo, per la sua durata di carriera, la sua professionalità, la sua umiltà e soprattutto a che livelli ha giocato tutti questi anni e sempre non è mai sceso. I grandi calciatori, come dice Xavi, te lo dirai dopo te, sì. Alberto, quando andrà a tutta questa lettera, dice: i grandi calciatori durano 2-3 anni. Lui è 10 anni che ci incanta, sì, con le sue giocate. È questo che dà a Leo il trono di migliore di sempre, perché poi tantissimi altri grandi calciatori, anche se dico che con i 6 ma non si va da nessuna parte. L'altro giorno su Facebook, sulla mia pagina, sul mio profilo, feci un confronto tra Diego Armando Maradona e Leo Messi proprio su un discorso di anche epoche calcistiche diverse, e dissi soprattutto che quello che fa la differenza di Leo Messi è la serietà, la professionalità, che poi l'ha portato oggi a giocare questi 10 anni allo stesso livello e sempre in maniera continua, mai discontinuo. E purtroppo anche Maradona poteva essere come Leo Messi, però come ho detto prima, i 6 man non contano. Se non si drogava, se si allenava, ma i 6 man nel calcio e nella vita non contano niente. Esattamente. Come ugualmente George Best, che scordarci di George Best perché non poteva essere del football. Maradona, certo che poteva essere, Best era fantastico, solo che ha durato 2 anni. Al terzo anno c'era la cirrosi e purtroppo, sì, e questo è il calcio, i 6 ma incontrano. Messi ha fatto tutto senza se e senza ma. Senza se e senza ma. Fabio, sono le 22:18, ti dobbiamo lasciare, sì, e io ti mando un grande abbraccio e grazie per tutto quello che fai, insomma. Ma ci mancherebbe, guarda, per me è un piacere parlare sempre con persone splendide come voi e che tutte le persone culé che ci ascoltino, che siano felici della nostra trasmissione, che possiamo dare a loro un paio d'ore, 3 ore di Barça alternativo, che non sia un social, che, esatto, non sia web, ma che sia una voce di proprio noi italiani. E concludo dicendo, sì, che qualsiasi persona voglia parlare in trasmissione, non se ne vergogni, non ti tiri indietro. Mi scriva a me, scriva a Max, scriva a Francesco, scriva a Giuseppe, scriva a noi che gestiamo questa cosa, che ci scrivino, che ci dicano: guarda, io sono del Barça da tempo, anche se sei del Barça da 3 anni, non è da 2 anni, non ce ne frega niente. L'importante è che cresciamo, che questa passione che abbiamo noi dentro il cuore blaugrana, che cresca a livello italiano ancora di più, perché cosa noi dobbiamo trasmettere ai giovani o ai ragazzi che cominciano anche a tifare Barça da poco? Sono i valori del club. Bravo. Sono la storia del club, cosa rappresenta il Barça e cosa rappresenta in Catalunya il Barça, perché un giorno finiranno questi giorni gloriosi, un giorno finirà Messi, un giorno finirà Iniesta, già finito Xavi, finirà Piqué, finirà la grande generazione. Io spero che con questa società, con questo nuovo modo di vivere il calcio che ci ha dato Cruyff anni fa, il Barça non finirà mai, io spero tanto, ma arriveranno anche dei giorni bui, dove torneremo a non vincere niente come abbiamo fatto anche prima del 2006, ma è qui che si vede la vera fede verso una squadra. E qui che noi bisogna tifare Barça per cos'è il Barça, perché è meschio un club, per questo, non perché c'è grandi campioni e si alzano le coppe. Io tifo Barça per altri motivi che vincere, perché si vince. Oggi è tutto riguadagnato, siamo tutti contenti, però arriveranno anche giorni bui, è lì che si vedrà il vero barcellonista, è lì che si vedrà il vero culé. Esattamente, condivido pienamente e sottoscrivo quello che ha detto Fabio Cecchini. Fabio, grazie, ci sentiamo la settimana prossima, poi comunicheremo, certo, perché poi il Barça sta facendo le partite, farà le partite di mercoledì quando noi abbiamo una trasmissione, quindi dobbiamo spostarci, vediamo se farla prima della partita con l'Atletic o dopo, come abbiamo fatto quest'oggi, insomma, oggi. Okay. Vedremo e lo comunicheremo ai nostri grandi amici barcellonisti. Grazie Fabio, ciao, buonanotte. Ciao Fabio, un grande abbraccio. Buonanotte, visca il Barça. Ciao, 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 ciao. Bene Alberto, sulle note insomma di... del grande Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, adios nonino. E tu sai che questa canzone se l'ha fatto lui, sì, al nonno che era della Basilicata. Sì. Capito? Che era emigrato in Argentina. E allora lui le ha fatto questa canzone che si chiama Addio Nonino, dedicata al nonno.
Esattamente, esattamente. Senti Alberto, allora, beh, prima però di lasciarti la parola, io volevo ricordare su quello